I residenti che utilizzano via Pattuccia per recarsi alle loro abitazioni in zona Cucurano ringraziano sentitamente l'amministrazione comunale per aver messo in sicurezza la strada, ripulendola dalle erbacce e tagliando i cannicci che in alcuni punti la rendevano estremamente pericolosa dal punto di vista della circolazione. Ma ora la priorità è diventata, anche a seguito delle intemperie del tempo di questo inverno, le buche e le piccole frane che affliggono ormai da innumerevole tempo la strada comunale di Ferretto, dove oltre una trentina di residenti ogni giorno e più volte al giorno devono affrontare in diversi punti della strada, sia per recarsi verso Pano che per rientrare a casa, un vero e proprio camel trophy. Quanti siete qui ad utilizzare questa strada? Questa saremo una trentina. Di persone che, compreso il sottoscritto, che va avanti anche 3-4 volte al giorno, ma quelli che lavorano qui, che portano i figli a scuola, è difficoltoso. È giusto che a Fano si facciano le cose buone, ma pensiamo anche alle frazioni. Oltre al disagio del percorso e agli scossoni ai quali si sottopongono gli occupanti dei mezzi, ci sono da mettere sul piatto della bilancia anche le ripercussioni meccaniche alle autovetture. Io personalmente ho rotto l'ammortizzatore e l'ho messo a posto al meccanico di Carrame, come me e tanti altri. Io non ho fatto mai nessuna rivalsa, però in comune sono tantissime volte. Anche all'ufficio tecnico, ormai mi conosco, non è che uno vuole dar fastidio a nessuno, però è impossibile andare avanti così, no?